governo Crocetta è il peggiore della storia siciliana. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni incontrando questa mattina i giornalisti a Catania in occasione dell'adesione di due consiglieri. Lo dice la sua stessa maggioranza, ha detto la Meloni, che poi lo tiene in sella unicamente perché quando si tratta di poltrone non guardano in faccia nessuno, ma poi si rende perfettamente conto del fatto che questa è un'amministrazione che sta producendo solamente danni e moltiplicando le poltrone. La Meloni si è poi augurata che i siciliani possano tornare a votare il prima possibile e che il centrodestra possa andare compatto attorno ad una candidatura competitiva. Nello Musumeci, ha concluso, è sicuramente una delle proposte in campo. Ci saremo anche noi per mandare a casa Crocetta. Ci vuole la capacità di rappresentare nel quotidiano quelle idee. La destra delle volte ha anche deluso, noi ce lo dobbiamo dire, alla prova dei fatti, e invece ci vuole la capacità di rimanere fermi attorno alle proprie idee, di difenderle sempre quando le cose vanno bene e quando vanno meno bene. Noi l'abbiamo fatto con Fratelli d'Italia, nel nostro piccolo abbiamo dato l'esempio, abbiamo rischiato il tutto per tutto quando non potevamo garantire a nessuno e non potevamo garantire a noi stessi una poltrona per difendere quelle idee, perché non vale la pena fare politica se non difendi delle idee. Abbiamo dato il buon esempio e piano piano tanta gente si sta avvicinando, e quando si avvicinano a Fratelli d'Italia è un movimento. Immagino qui a Catania, per esempio, noi non abbiamo rappresentanti nell'ARS, nell'Assemblea regionale, non abbiamo deputati siciliani, quindi non ci si avvicina esattamente perché si vede qualcosa garantito, ci si avvicina perché le idee che noi stiamo rappresentando e difendendo, e cioè mettere i cittadini prima di ogni cosa, gli italiani, i siciliani per noi vengono prima di ogni cosa, evidentemente questo comincia a convincere, tanta gente vuole combattere queste battaglie con noi. Beh, Musumeci è sicuramente, insomma, un grande combattente, lo sanno tutti, una persona di destra, una persona che ha una storia importante, è un mio amico, insomma, una persona che noi stimiamo, la quale vogliamo bene. Ovviamente poi, insomma, si dovrà vedere che cosa fare. La verità è che noi vogliamo vincere, vogliamo mandare a casa Crocetta e vogliamo vincere, quindi stiamo cercando il candidato che possa essere più competitivo. Sicuramente Nello è uno dei nomi in campo, è un nome estremamente autorevole, vedremo come andrà quando effettivamente avremo l'opportunità di votare. 114 migranti sono sbarcati questa mattina alla Molo 13 del porto di Catania. Sono tutti uomini provenienti da Senegal, Nuova Guinea e Nigeria. Il gruppo, tratto in salvo nel corso di diverse operazioni nel canale di Sicilia, è arrivato al porto a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera Italiana. Completate in mattinata le operazioni di trasbordo, accoglienza e sbarco dei migranti. Una donna italiana di 25 anni in stato di gravidanza che si trovava a bordo della nave passeggeri Costa Mediterranea partita da Palermo e diretta a Napoli è stata prelevata e soccorsa da un elicottero della Guardia Costiera di Catania con a bordo personale medico e trasferita all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver accusato un malore con fortissimi dolori e un principio di emorragia addominale. L'intervento di evacuazione medica è stato effettuato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre da parte dell'elicottero Nemo 11-05 del secondo nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania, con a bordo un medico del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. La richiesta di aiuto era pervenuta alla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, che ha interessato il Centro Italiano Radiomedico per chiedere lo sbarco urgente della donna. Alle 4 del mattino, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, a circa 15 miglia dalla costa campana, l'elicottero della Guardia Costiera di Catania ha proceduto al trasbordo della ragazza, accompagnata alla Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverata. Si aggirava a piedi nel parcheggio del centro commerciale Porto di Catania quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Librino, presente in zona, insospettita per quel borsone portato a tracolla, ha deciso di fermarlo e perquisirlo. All'interno sono stati rinvenuti capi di abbigliamento per un valore di circa 500 euro, rubati poco prima dagli stand del negozio Decathlon. A finire in manette per furto aggravato un catanese di 23 anni che attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari. La refurtiva è stata restituita al direttore dell'esercizio commerciale. È partita questa mattina la salma di Carmelo Giustolisi, il camionista catanese morto sulla A19 in un incidente stradale il giorno di Natale. I familiari si sono recati in mattinata all'obitorio dell'ospedale di Termoli, dove è stata ricomposta la salma, e a conclusione delle formalità burocratiche sono ripartiti alla volta di Catania. Il rito funebre è previsto per domani.
Carmelo Giustolisi era partito dalla Sicilia e stava trasportando arance in Veneto. Il mezzo su cui viaggiava, per cause da accertare, si è ribaltato in carreggiata, finendo parzialmente fuori strada in corrispondenza di un viadotto. La cabina aveva preso subito fuoco, non lasciando scampo all'uomo. Firmata questa mattina nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco di Catania Enzo Bianco e dal presidente del Tribunale Eteneo Bruno Di Marco, la convenzione per lo svolgimento di attività a favore della collettività da parte di soggetti sottoposti a misure dell'autorità giudiziaria, presente tra gli altri anche l'assessore alla legalità e all'ecologia e ambiente, Rosario D'Agata. In questo periodo di Natale mi fa particolarmente piacere che il comune di Catania sia tra i primi comuni in Italia ad avere stipulato una doppia convenzione per coloro i quali sono imputati ristretti in carcere e per coloro i quali stanno scontando la pena, che secondo la Costituzione ha sempre una funzione anche di tipo rieducativo. A Catania 50 persone per il momento, ma se la cosa funziona potranno essere anche di più, potranno svolgere delle funzioni di pubblica utilità come curare dei giardini o pulire i muri dai graffiti o piuttosto manutenzione di edifici o di immobili o aiutarci a riparare le strade a seconda delle professionalità, con una funzione di pubblica utilità, naturalmente non retribuita ma soltanto con la copertura dell'assicurazione. Ha un valore particolarmente emblematico questo e offriamo a queste persone la possibilità di essere utili e in qualche misura di riparare ai torti che hanno fatto alla società rendendosi particolarmente utili. Sono orgoglioso che la città di Catania sia una delle prime a realizzare questo tipo di funzione. Il concetto è stabilire dei collegamenti e delle intese con le istituzioni pubbliche locali proprio per favorire l'attuazione in concreto del nuovo istituto, che consentirà a un certo numero di imputati, è impossibile dire quanti, di fruirne e di goderne senza affrontare poi il disagio della pena in concreto, perché se l'istituto della messa alla prova si conclude con esito positivo, l'imputato ne uscirà dal processo, potrei dire senza particolari conseguenze che in qualche modo ne offuschino la figura o l'immagine. Presentata questa mattina al Circolo Canottieri Ionica la 56esima edizione della San Silvestro a Mare, tradizionale appuntamento di fine anno con la gara di nuoto organizzata dalla ITEM Nuoto Catania, ideata nel 1960 dalla pallanuotista catanese Lallo Pennisi. Tutte le interviste e le novità della storica manifestazione catanese all'interno del TG Sport. Dopo il sopralluogo effettuato alla Villa Bellini nei giorni scorsi dal geometra Marino, responsabile degli interventi speciali, e dal geometra Sant'Onocito, responsabile degli edifici comunali, con gli operai dell'Espurgo Pozzi Neri Ecologia e quelli della Multiservizi, su disposizione del primo cittadino, si è provveduto oggi all'espurgo della fognatura. Un tratto della tubazione però è avvolto dalle radici degli alberi e dovrà essere sostituito. Nei prossimi giorni partiranno anche i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici dal lato di Piazza Roma, sotto la direzione della geometra Sant'Onocito, e realizzati dagli operai della Multiservizi. Saranno sostituiti sanitari, rubinetterie e rivestimenti di ceramica.